RGK539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del venerdì con Eurotruck Simulator 2. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo, andremo a testare la nuova DLC che è Volvo Construction. Hi everyone, welcome to the stream. Today we will test the new DLC here on ETS2 and welcome to our rendezvous, week rendezvous. So today we will test DLC Volvo Construction. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du vendredi soir avec Eurotruck Simulator 2. Aujourd'hui, nous allons faire un test avec la DLC Volvo Construction. Et adesso, partiamo. Let's start. Andiamo. Ovviamente, sono in questo momento, mi trovo sul server di Truckers MP. Allora qua devo ancora regolare un po' di cose. Io direi di fare così e di continuare. Ma allora, 24 km e andiamo a prendere il nostro carico. So now I will run for at least 24 kilometers and then I will bring my very first charge here. Buy with the new DLC. E allora adesso andiamo a caricare i Malleven. No, scherzo, non proprio i Malleven, però mi sa che stasera qua ne vedremo delle belle. Sempre dritto, ok, e intanto mettiamo anche un po' di musica. Allora adesso qua, ok, devo uscire, perfetto, e poi qua seguiamo dritto. E come sempre io vi do il benvenuto nella live, approfitto per ringraziarvi come sempre della vostra preziosa compagnia e colgo l'occasione per ringraziare ognuno di voi nel dedicarmi un momento della propria vita o giornata. Grazie come sempre. So I want to say thank you so much for thank you so much to be here, and thank you so much if you are making me company during this live streaming, and thank you so much if you are watching this video in rerun. I hope you will enjoy
the soft gaming. Salut à tous et bienvenue dans la direct. Merci à vous que vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique ici sur mon canal Twitch ou dans mon canal YouTube. J'espère que vous allez bien agréer le soft gaming. Oh, soft gaming. Mamma mia, che bandata. E allora, merci ancora. Merci beaucoup. Boccato la curva. In maniera non proprio ottimale. E adesso andiamo dal nostro cliente, andiamo a caricare il nostro primo carico di macchinari da movimento d'aria della Volvo. So now I will charge and bring the new DLC. Alfredo Carissimo, buonasera, benvenuto in live e benvenuto. Grazie per essere qui. E oggi approfittiamo qua. Ho acquistato la DLC della Volvo. Alla grandissima, a te come va? Stiamo in questo momento, stiamo stavo un po' pensieroso per capire se ce la faccio con 560 cavalli a tirare, a trainare un bestione di un bel po' di tonnellate qua. Vediamo un po'. E quindi dicevo che ho acquistato alla fine anche la DLC, quella Volvo Construction, e l'ho trovata in offerta, infatti l'ho acquistata. L'ho acquistata perché mi interessava e al momento non ho settato la cam stasera. Mi devi scusare, però io per domani ci sarò. Alterno, ecco, diciamo così, non sempre utilizzo la cam, anche perché stasera, siccome sto portando una nuova DLC, vorrei evitare di, come dire, rovinare un po' la scena. E poi insomma da venerdì prossimo inizieremo a rimettere la cam. Allora, in questo momento sto andando a caricare, a prendere il carico. È un macchinario da movimento terra selezionato prima e poi si va in Romania. Dalla Turchia si va in Romania. Eccoci qua. Da Istanbul. Ah, non me la... Ok, allora adesso vado a settare in diretta i parametri. Allora, facciamo così: Istanbul, full cargo, ok. E questo PEX verso la fine. Romania, Romania. Ah, Bulgaria, scusami, mi
Mi sono confuso io. Poznan, no. Ecco qua, Ungheria. E poi qua selezioniamo la voce Volvo. Ok, te lo no. Eccolo qua. Binna, no. Allora, eccolo qua. No. Combattatore, no. Damper, no. Vediamo un po' se c'è qualche altra cosa. Palla gommata, eccola qua. Eccola là, infatti adesso è apparso il rimorchio. Allora, chiudiamo prima sta schermata. Perfetto. Eccola qui la palla gommata. Qui. Non me lo fa prendere. Accetta il lavoro, ok. Ah, ok, quindi il rimorchio è quello lì lungo, perfetto. E mo sono dolori di pancia, caro Alfredo. Ma sono dolori di pancia incredibili. Perché questi rimorchi qui, avendo l'assetto ribassato, basta prendere un dosso e praticamente eccolo qua, eccola la pala gommata. Perfetto, ci siamo. Alfredo, vedi che io ho messo anche dei sound alert, se vuoi farne suonare qualcuno così mi assicuro anche che i sound alert funzionino. Se mi fai sta gentilezza, giusto un paio, ma pure due o tre. Eh sì, sto in buona compagnia. E sono 1400 km da percorrere qua. E comunque con il nuovo aggiornamento di SCS qua il force feedback è molto più presente. E io vado! E io pago! Perfetto, allora io ti consiglio 1.21 GW, ritorno al futuro. Vedi che poi ci sono anche quelli lì verso la fine. Comunque grazie a Frido, Non so perché prima i sound alert non andavano. Appena sei arrivato tu, fortunatamente. Meno male, dai, ottimo. Sei un portafortuna, Alfredo, grande. Mi sto mettendo veramente a dura prova, Alfredo, stasera, perché la potenza del camion non è proprio il massimo. Diciamo che con 640 cavalli avrei funicolare senza collenta. Ah, ecco, queste non le ho inserite proprio oggi, queste qua. Poi ce ne sono ancora altre. Sfoglia, sfoglia. Ce ne sono ancora altre divertenti. Ottimo. Alfredo, tu lo conosci Totò,
Il principe Antonio De Curtis, non so se ne hai mai sentito parlare. Alright, allora per il momento il mezzo, tutto sommato, si sta comportando bene, però mi sa che qua devo mettere per forza il navigatore, per forza. Però dico, tu ne hai sentito parlare, no? Penso, del principe Antonio De Curtis. E se non ricordo male, tu sei corregionale, se non ricordo male, giusto? Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questo litanio! Mi dai nervi! Forse mi sto confondendo con qualcun altro. Milano, giusto se non ricordo male. Ecco, ok, perfetto, ok. Allora c'è un altro amico che era mio corregionale. Toto praticamente adesso mi manca, però devo trovare gli sketch sempre di Totò. Non so se mi hai visto Totò, Peppino e la Malafemmina, c'è un film classico. E c'è Totò che arriva a Milano, però poi ci sono due o tre sketch che devo fare l'estrazione dell'audio. E comunque. E mi sto divertendo un pochettino. Ho lasciato un po' che giusto qualche sound alert di Defoe e sto cercando di mettere qualcosina pure io. Oltre al famoso e io pago, che è quello poi. Non so se sai della sua storia. Era un nobile che ovviamente usciva di notte nel suo quartiere, che è il quartiere Sanità, e lasciava il denaro, dei soldi sugli usci delle case del quartiere. E infatti è per questo che il principe Antonio De Curtis è molto, molto, come dire, ben visto a Napoli. È molto stimata la sua figura perché era un signore con la S maiuscola. Ci sono stati tanti benefattori, però diciamo che poi sta cosa si è venuta a sapere durante la sua, dopo la sua morte. Diciamo che non c'erano come oggi quelli lì che fanno beneficenze solo per farsi pubblicità e quindi poi vanno a vanno un pochettino a farsi selfie e si fanno fotografare quando fanno opere di bene. E dimmi un po', caro Alfredo, com'è il tempo lì da te? Qua oggi a Napoli, almeno qui da me, stanotte ha piovuto un pochettino, poi stamattina si è un po' fermato il tempo, insomma, però c'era un po' di vento. Rispetto a ieri, diciamo che adesso Hello? sta meglio. Hello, hello, I am live on Twitch in this moment. Over, over. Where are you going? Just
Je suis en direct de ce moment-là sur mon canal Twitch Top Logistica 1. Over, over. Ottimo, ottimo. Meno male, almeno lì da voi fa fatto bel tempo. Qua per il momento il tempo e io pago, e io pago. Addirittura tu paghi, espito. C'è un'altra che è spogliatoio, dopo provala. È uno sketch divertente. Beh, diciamo che ho selezionato un pochettino quelli un po' più divertenti, le battute più famose. Poi manca ancora un bel po'. Ci sono tante battute famose del principe De Curtis. In realtà conosco, diciamo, 3/4 lingue straniere: inglese, un po' di inglese, un po' di francese. Me la cavicchio a parlare in queste due lingue qua. Perfetto, ci mettiamo a destra qua. Speriamo di non beccare alcuna sanzione, che il mezzo mi sembra a faccia la miseria, 109 euro. Mamma mia. Ottimo, 70 tonnellate. Bello complicatuccio sto camion, soprattutto adesso con il force feedback. Io adesso devi sapere che sto utilizzando un volante e io pago. Sto utilizzando un volante qua e si sente proprio il peso del mezzo. Ok, Alfredo, grazie per essere passato a farmi compagnia. Buonanotte e buona giornata per domani. Io poi domani sera, sempre dalle 9 alle 11, porto farming. Ui, Fernbus, sei tu? Scusami, Fernbus, ma avete il nome del nick tuo e Alfredo, l'amico Alfredo, dello stesso colore, devi scusarmi. Buonasera. Oh, Mira Kay. Welcome. Miracali, Miracali, welcome to the stream and welcome to the channel. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi
Welcome, welcome, welcome to the channel, and welcome in the big family of Dub Logistica One. Welcome. Allora, ragazzi, scusami Fernbus, ma c'ho questa chat che è molto piccola. È per questo che vi chiedo di lanciare, quando vedete che non vi rispondo subito, usate un sound alert, così il mio occhio si alza sulla chat. Boh, issa, 540 cavalli so pochi. 560 quando ne so. 70 tonnellate. Vediamo. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Allora, ragazzi, Mirake, where are you going? In this moment I am going to Hungary. Pex. I have the truck underpowered for this huge and big trailer. Allora, eccoci qua. Allora, ragazzi, come vi stavo dicendo, io in questo momento sto usando la DLC, quella lì, di Eurotruck, quella lì della Volvo Construction, dei mezzi movimento terra, diciamo così. E l'ho trovata in offerta a Pernbus, peccato che non c'è PC, altrimenti sia per Eurotruck che American Truck ho risparmiato il 50%, l'ho presa su Steam a volo. L'ho pagata 5€, 4,99€, quando 4,99€ ne costava 1. So I bought the DLC Volvo Construction here on Steam, and I bought the two versions. So the first version is one version for Eurotruck and another one for American Truck. And I earn the 50%, so I paid the 50%. Allora, adesso mi date un poco pure a voi. Allora, Fernbus, com'è il deltone? Ma a proposito, il deltone, ho notato che quello che hai portato in live l'altro giorno, non so se ieri o oggi, comunque il deltone aveva i fari sulla mascherina, come se fosse tipo l'auto da rally. Ma quella già è uscita così oppure l'hai rielaborata tu? Perché quel gioco l'è particolare, perché ho visto anche altri streamer, uno youtuber che lo utilizzava, e ho visto che quella macchina che hai fatto tu, se l'hai settata tu, tiene veramente bene la strada, al di là della Delta, della Lancia Delta, che è uno spettacolo a prescindere, è un macchinone.
Ah, questa è la zona Fernbus, vedi quanti girasoli stanno piantati in quest'area qua. Questa è non è frumento là. Alfalfa, bar. Vediamo un po' chi è che è rimasto in chat. Fatevi sentire con un sound alert. Spulciate bene, scegliete bene. So, people that are in chat in this moment, people that are watching this live streaming, let me hear you. So, please use a sound alert. And let me know that you are here. Approfitto per ringraziare voi irriducibili che mi state tenendo compagnia in questo momento. Vi ringrazio davvero di cuore e ringrazio soprattutto voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch e sul mio canale YouTube. So thank you so much to you that you are watching this live streaming and you are making me a very good company. Thank you so much if you are watching this video in rerun here on Twitch or if you are watching this video on my YouTube channel. Thank you so much. Welcome and thank you so much. Alors, merci beaucoup à tous pour être entrés dans le canal. Bienvenue dans la direct. Merci beaucoup pour votre compagnie et j'espère que je vais faire de la bonne compagnie à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo. En réplique sur mon canal Twitch, ici sur Twitch ou sur mon canal YouTube, merci beaucoup. Et voilà. Uscire a destra. Sto arrivando troppo lungo, però se arrivo troppo lentamente il mezzo si blocca. Ok, adesso devo girare. Oh, via. Ed hanno migliorato anche la sensazione sul volante gli sviluppatori di SCS. Si sente molto di più, sembra molto più realistico. Infatti adesso si sente proprio il peso del mezzo. So, with the new features introduced by SCS developer in the latest upgrade of the game, I can say that the feedback touch of my steering wheel it's so real. So I can feel the weight of the charge on the tractor. And it feels very realistic. Alors je disais que j'ai noté que avec la dernière mise à jour du jeu,
La sensazione di volant è tutto a fait realistique. Dans ce moment-là, je suis en train de porter le camion, de conduire, pardon, le camion. Je le conduis ici, dans ce moment-là, avec un volant, un Logitech G27. Et je sens le poids du charge sous mes mains. Ils ont fait un très beau travail. Les développeurs de SCS Sending un SOS. Me le ricordo ste strade. Ah, questa è l'unica strada. Si percorre sia l'andata che il ritorno. So this is the only one way to go out from Turkey. Ah, I want to say hello. Ich bin meine Bunden, my friend. I live Turkey. And now I am going to do a very hard job. Eh sì, bello difficile. Comunque si sente che è bello pesante, 70 tonnellate. 560 cavalli. È un qualcosa di incredibile. E anche il feeling del volante, qualcosa di incredibile. Ed è un volante di fascia forse media. Immagino che ha un volante di fascia alta. La sensazione del feedback del volante sarà qualcosa di incredibile. Sono il conte Dracula. Un saluto ovviamente anche. Ecco qua. Allora, rischio ribaltation, sempre dritto. Gira, gira per i mar, corri e non fermarti, sai, sempre allertante, sì, tu pirata sei così. Queste sono le canzoncine che si ricordano.
girare a destra. Strano il ping alto. Vediamo di riavviare un'altra volta l'applicazione. Qua è il gioco. Allora, ripartiamo, facciamo ripartire di nuovo il gioco qui. Perché in questo momento non so perché, ma dice che è il ping alto, ok. Ripartiamo. Ah, ecco, il server quasi pieno. Allora, facciamo così. Riprendi. Andiamo. Andiamo un po'. Il ping mi sembra anche migliorato un pochettino. Preso un po' troppo largo. E quindi dicevo che il feedback del volante, del nuovo software che gestisce il feedback del volante, è stato migliorato notevolmente. Quindi, al di là del settaggio dei parametri del software, il gioco gestisce autonomamente i parametri . Teniamo d'occhio il navigatore. So I was saying that the steering wheel feel is very close to the real feeling of a steering wheel while you have a heavy weight on your shoulders. So SES developers, they made a great job. I think that the feedback of the steering wheel, it works by itself. It has its own parameters. It respects quite numbers of a standard
parameters. But so far so good. Qua devo girare. Altrimenti faccio sempre il solito errore. A Praha. Coslo, Dewey. Giriamo. E si sente proprio il peso del volante. Molto più realistico. Le feeling du volant, de ce moment-là, je le sens très réalistique. Je pense que les développeurs de SCS, ils ont fait un très beau travail. J'ai réglé des paramètres sur le logiciel du volant, mais j'ai dû régler aussi les paramètres ici sur le... Dans l'âge, je dois régler un peu de choses. Donc c'est très important de faire une double régulation. Ça c'est mon conseil, naturellement. E dopo, poi come mia abitudine, quando finisco le mie live, se c'è qualche amico ancora in diretta, vedremo di fare un ride e ovviamente io poi andrò a salutare gli amici streamer che sono in live. E abbiamo un bel carico. Oppla. Stavo rischiando di fare il volo. I was risking to take off the fly. I believe I can fly. I believe I will touch the sky. E saluto gli amici Fernbus 08, non so se sono ancora in live. Alfredo 38, com'è? 386, ah, come la CPU. Poi Mirachiali, non so come si dice, che è passato a salutarmi, e tutti quanti voi che in questo momento state guardando questo video in diretta o in replica su Twitch o su YouTube. A voi come sempre va il mio ringraziamento particolare e mi auguro di tenervi in buona compagnia. I want to say thank you everyone. Thank you to you that in this moment you are making me company during this live stream. But I want to say thank you so much to you that in this moment you are watching this video on rerun here on Twitch.
I hope I'll do for you a very good company. I hope to be a very good company for you. And thank you so much again. Merci à vous que vous êtes en train de regarder ce vidéo en direct sur mon canal Twitch, mais surtout merci beaucoup à vous que regardez ce vidéo en réplique ici sur mon canal Twitch et dans mon canal YouTube. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien aimer mes vidéos. Voilà, merci beaucoup. Ci siamo, tico 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 taco. Quanto carburante abbiamo? Mezzo serbatoio, ok. Però quasi quasi, metto un po' in folle. Non adesso, perché c'è questa piccola deviazione. Allora, scusatemi. Allora, andiamo un po'. Ci siamo? Andiamo un po' se funziona. Chiedo solo un po' di pazienza.
Eccoci qua. Ok, ci siamo. Mettiamo il differenziale. Ok, adesso possiamo anche staccare il differenziale. Eccoci qua. Ok, andiamo. Ok, mi sembra che si sia anche velocizzato un pochettino e snellito il tutto. Ancora grazie a tutti quanti voi che in questo momento state guardando questa live. Mi auguro che possiate sentirvi rilassati, che possa essere d'aiuto. Per rilassarvi, dico. Si sente il peso comunque della pala gommata. I can feel the weight on the steering wheel. Je sens sur le volant le poids della machine. Ok, qui tutto sommato non male. Ok. Ho preso un po' lungo qua. Ok, attiviamo.
Ah, siamo arrivati alla dogana, mi sa. Credo di sì. Dovrebbe essere la dogana. We should be arrived to the custom. To the douane. Border. Make it to the border. Make it to the border. Sessanta cavalli. Effettivamente ne risente un po'. Dovrò testarlo con il Turbo Star. 640 cavalli di potenza bruta. Maybe I'll test this new DLC with the Turbo Star. 640 horsepower should be enough. Craiova, ah, Craiova, Bucarest. Bulgaria. Ah, palla gommata. Prendiamo sta scorciatoia qua. Sono molto seri. Sono soltanto io che do un colpettino di clacson ogni tanto qua. Bucarest. Ci stiamo. Stiamo andando in direzione della capitale. Bucarest. Craiova. Non so perché prima il ping è diventato altissimo. Allora adesso destra, girato, destra, stranamente l'ho presa bene la curva. Ho settato il volante dal software proprietario in modo tale da usufruire di una sterzata a 360 gradi. So I setted the software of the steering wheel to allow me to turn my steering wheel 360 degrees as normally in the reality it happens. Passaggio col semaforo, ma non so via. Da là, per un pelo non ho pizzicato il marciapiede. E immagino su American Truck ancora più difficoltoso. Che là i rimorchi sono molto ma molto più lunghi. Abbiamo lasciato la città di Craiova in direzione Pex.
altri 640 km, ok. Bididi bodidi boom. Pam 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 pam. Bella sta canzone. Ovviamente tutte le musiche che ascoltate qui nel canale sono tutte disponibili nella libreria di YouTube. All the soundtracks used here in this channel are available in the sound library of YouTube. Non ce la fa di mezzo a salire. Ah no, guarda, piano piano però. Guarda come sale. Ah però. 560 che allucina male. Aveva ragione l'amico Antonio. Che i camion troppo potenti poi non c'è gusto. Cioè, tirano subito. Invece lui giustamente diceva che il bello è proprio quello di scalare le marce finché siamo in rettilineo. Va bene qua, ma quando stiamo in salita, in discesa, è un po' problematico, molto problematico. Vediamo se c'è qualcuno sul CB. Hello, hello. In this moment I am live on Twitch, Dub Logistica 1. Over, over. Questo che canale sto messo? Ah, questo. No. Qualcuno che bussa, che bello. Questi che vediamo con i simboletti accanto ai loro nomi sono i sostenitori di Trackers MP, Patreon se non ricordo male. È possibile sostenere anche gli sviluppatori di Trackers MP tramite il sito internet Patreon. Purtroppo al momento non so se si può fare. Facciamo così. Finire che danneggiamo in mezzo qua il carico a proposta. Come stiamo messi? Danno dell'1%, vabbè. Siamo proprio al limite. Il nostro appuntamento con Eurotrack è il martedì e il venerdì.
So our rendezvous with the Euro Truck Simulator 2 is for Tuesday and Wednesday. Dobbiamo rallentare. Mi sono ricordato. Ancora grazie a tutti per esservi fermati a guardare questo video. Io mi chiamo Fabrizio. E in questo momento state assistendo alla sperimentazione di un nuovo format, creazione della sperimentazione di un nuovo format chiamato soft gaming. E lo scopo del soft gaming è quella di far rilassare gli spettatori di una diretta oppure di un video. E mi auguro che questo nuovo format possa essere di vostro gradimento. E se magari vi sta piacendo e siete entrati in questo canale così, o state guardando questo video con curiosità e vi sta piacendo, seguite il canale, quindi lasciate un follow al canale e commentate. Canale qui su Twitch, ma ovviamente anche nel canale YouTube. Ancora grazie e benvenuti e buona visione. So welcome to the stream, welcome to the channel. My name is Fabrizio, and in this moment you are watching the creation of a new format called soft gaming. The goal of this new format is letting the viewers feel so relaxed while watching a live streaming or a video in replay or a recorded on YouTube. I hope you will enjoy this format, and if you are loving this new kind of making gameplay, and if you entered here in this channel or watching this video by curiosity, please follow the channel here at Twitch or my YouTube channel. Thank you so much. Entriamo in scena abitata, quindi il limite a 50 km orari. Ci sono anche i canaletti di scolo qui lateralmente, su ambo i lati. Ah, questa è quella famosa città
dal nome, diciamo così, di una parolaccia napoletana che non si può dire. E quindi forse abbiamo capito anche da dove proviene questa parola, l'etimologia. Dritto, sì. Vediamo un po' se riusciamo a fare un po' di riprese. No, meglio di no. La mappa è come sono sei. They are very serious, the other drivers, not me. I try to let you have some fun. I try. I know that maybe I'm not too good. I'm not too good, but the important thing is let's try. Ho iniziato vagamente a familiarizzare con questo numero di morchio, solo che ovviamente il danno è stato fatto, però almeno non sono salito su un marciapiede, ci sono passato così vicino, ma per il momento sta andando così. Speriamo di ricevere anche una bella sommetta, che ora non so quant'è. Vediamo un attimo. 600 euro, tutto sti chilometri, 600 euro, mannaggia miseria, va. Aspetta, io l'ho speso in benzina, in carburante qua, ma capito, 600 euro. E vabbè, sono soldi. Più di 1000 chilometri. Vediamo un po' i punti extra qua. Darsi che è un bug, ma mi pare strano. Vediamo. Mamma mia, più di 1000 chilometri, 600 euro. Meh. Over 1000 kilometers, they will pay me 600 euros. Maybe I spend a double for refueling the truck. Maybe this is a bug. We will check in another occasion, and I will check if I will earn quite much money, or it will stay. They will offer a low
fallo payment. Low value payment. Pay. E paparella. Tico 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 taco. Oh yes, oh yes. Appicitone. Yes. 350 km. E beh, siamo quasi arrivati. Welcome to the Hotel California. I tried the three wheels. Sempre dritto. Go straight on. Allez tout droit. Ecco qua. Ogni tanto bisogna far conoscere un po' le cose belle. Shock because faccio tutto sto casino qua. Sempre dritto. Pamparapam. Pamparapam. E allora, diciamo che in questo momento, ora, sto gioco mi sta stupendo nel vero senso della parola, perché stanno facendo degli ottimi aggiustamenti barra aggiornamenti. E negli ultimi paio d'anni stanno veramente facendo qualcosa di incredibile. Ottimo. Meglio tardi che mai, si dice, quindi. Allora, mezzi pesanti, dritto. Boom, boom. 5 km orari, anche se mi dice. Ok, grazie. Thank you so much. Allora qua. Dritto, sì. No, questo è divieto. Oh cacchio. Sbagliato. No, dai. Dimmi che. No, dai. No. E come faccio? Ma come faccio? Cars. Ai ai ai, ma voglio fare tutta marcia indietro qua. Ai ai ai. Qua non ci possiamo distrarre un attimo che... Ai ai, qui è da strappare la patente.
Non ripetetele, non fatelo. Don't do this at home. Mamma mia, io. È un'infrazione gravissima. Ma mi arriva pure la sanzione, arrivo. Mannaggia, miseria. Non ho visto il cartello là. Scusate. Scusate, ma... No, ora ci ho fatto caso. Non ripetetelo, non fatelo. Ecco, come sta scritto lo... Loris. Sarà forse dogana in lingua... nella lingua locale. Grazie. Thank you. Oh no, mi sono castrato. Dimmi che non si è chiusa la sbarra. Dimmi che non si è chiusa la sbarra. Ah, credo di aver capito il problema qual è. Togliamo il differenziale. Altrimenti rompiamo la scatola del camion. Che risorgono nel gioco. Vediamo un po'. Ah, ma sono le 11. No, che ore sono? Ah, sono le 7 di sera, ok. Infatti dicevi io, ma che visto? Mi dicono di accendere i file in effetti. È sera. Ottimo, dai. La DLC. Al momento su Steam è in offerta. Se avete, se avete sia Euro Truck che American Truck, pagherete la mod 2 al prezzo di 1. La pagherete in effetti quasi la metà. Quindi approfittate perché è un'ottima offerta. E l'ho presa anche io, infatti. Anche per questo motivo qua. So if you are interested to buy this DLC and you have both games, so Euro Truck and American Truck, you can spend the half part, because here on Steam, you will find an offer that you will pay. You will buy two DLC, but you will pay just one. You will earn at least the 50%. So you will pay, you will buy two DLC and you will pay just one. Only one. Only you. Allora, j'ai acheté la DLC du Volvo, les machines de construction. J'ai acheté la DLC pour soit pour Euro Truck que pour American Truck. J'ai payé, c'est comme c'est, j'ai payé pratiquement une seule mode. Vous allez épargner la moitié, donc vous allez payer à moitié. Vous allez trouver cette affaire là sur Steam. Je sais pas encore combien de temps il aura
il y aura cette promotion là. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller l'acheter. C'est good. Dobbiamo arrivare a Pex, se non ricordo male. Quando manca? 200 km, vabbè. Stiamo vicini, dai. We are approaching to our destination. Allora, al semaforo, sì. Segredi. Segredi. Facciamo vedere questo bestione del Volvo qua. Ovviamente è uno scanner che sta tirando. Questo. Questo peso massimo qua. Massimo, massimo. E lo sapevo. Sti semafori però sono una trappola, non è possibile, li fanno andare proprio pochissimi. C'è neanche il tempo di varcare. Ai ai ai. Qua bisogna fermarsi al giallo. €600, ne ho perso già 200 qua. Forse uno dei non migliori trasporti che ho fatto. Vedremo nelle prossime trasferte se riusciremo a guadagnare meglio. Ma al momento, e dico al momento, €600 per più di 1000 km, insomma, non è proprio il massimo, però bene così. Forse abbiamo recuperato le spese del gasolio, le spese del carburante. Qua mi sai dove mi sono incastrato la volta scorsa? No, non è qua. Allora, carburante, beh, abbiamo il pieno, quindi proseguiamo. Ecco qua. Siamo partiti con il sole. E siamo arrivati con il sole che tramonta. Quanto tramonta il sole sulla playa. Va va va. Va va va. We got to fight, 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 fight for this love. We got to fight, 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 fight for this love. I will fight. For your love. Ah, ma... Sì, siamo arrivati. Quasi arrivati. Pex. Che patch. Pex. E anche una città del Kosovo. Come si legge nella lingua locale.
Abbiamo fatto una trasferta abbastanza tranquilla, direi. Ancora un ringraziamento a voi che avete guardato questa live o questo video fino alla fine. Io vi ringrazio di vero cuore per avermi fatto compagnia in questa diretta, e per voi che invece avete guardato questo video in replica, mi auguro di avervi tenuti in buona compagnia. Ovviamente, se siete interessati ad acquistare Euro Truck o altri giochi scontati fino al 70%, giochi multipiattaforma, quindi non solo per PC ma anche per Xbox, PlayStation, eccetera eccetera, nella descrizione del video troverete il link per acquistare il gioco, i giochi scontati, e poi troverete anche i link dei miei canali social media, che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente anche Twitch. Se vi fa piacere, se vi sta piacendo il soft gaming, vi invito ad iscrivervi ai miei canali social e a lasciare un like se vi piacciono i miei video. Per voi che state guardando questo video in replica, restate ancora sintonizzati, perché al termine di questo video poi continua la programmazione in replica del canale. E quindi io vi ringrazio ancora una volta, e adesso passiamo a fare i saluti in lingua inglese. Ah, ovviamente stavo dimenticando, l'appuntamento è per venerdì prossimo. Poi invece questo video su YouTube è disponibile domenica a mezzogiorno. Grazie ancora a tutti quanti voi per avermi seguito, grazie per il follow al canale, e adesso passiamo a salutare gli amici in lingua inglese. Oh, so our rendezvous with the Euro Truck Simulator 2 with the Scania at the moment is finishing. Our rendezvous is for next Wednesday at the here on Twitch. So if you, I want to say thank you so much to you that you are watching this video till this moment. Thank you so much for your precious company. I want to say thank you so much if you are watching this video replay, a rerun here on Twitch, or if you are watching this video on YouTube. So you will find this video on YouTube on Sunday at 12 p.m. So if you are interested to buy this game or other games multi-platform with lowered price up to less 70%, you will find in the description of the video this this link, and you will find as well my social media channels links that are YouTube, Facebook, Instagram,
and Twitch as well. If you are watching this video in rerun, please stand by, don't leave this video, and you will watch the full programmation of this channel. If you are enjoying this new kind of making gameplay, let me know following this channel, Twitch, or in generally follow my social media channel, and let me know that you are loving this new way to do, to make, to create content. Thank you so much, and now I will try to speak and say thank you to my French friends. So please stand by, don't leave this video. Thank you so much. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre compagnie. J'espère que vous avez bien agréé ce genre de nouveau format que je suis en train d'inventer, qui s'appelle le soft gaming. Merci à vous pour votre compagnie dans cette direct. Merci surtout à vous que vous êtes en train de regarder ces vidéos en réplique ici sur Twitch ou dans mon canal YouTube. Cette vidéo sera disponible sur le canal YouTube dimanche à midi. Puis si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu multiplateforme à prix réduit jusqu'à moins 70%, vous allez trouver dans la description des vidéos, soit sur Twitch que sur YouTube, les liens pour acheter le jeu, les jeux. Puis vous allez trouver aussi les liens pour suivre mes canaux social media, et si vous, que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Et si vous êtes en train de bien aimer ce genre, nouveau genre de faire, de créer les contenus ici sur le web, suivez mes canaux social media et faites-moi le savoir avec un follow ou un like sous mes vidéos. Merci beaucoup. S'il vous plaît, restez ici à suivre. Notre programmation continuera avec la programmation du canal de la semaine. Merci beaucoup. Merci. Et alors, ah, j'étais en train d'oublier que, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais je vais vous rappeler que vous pouvez regarder cette vidéo en réplique dimanche à midi. Voilà, merci. Et alors, voyons, purtroppo, quando discorsi lunghi, ci siamo ricordati tutte le 25. Comunque, detto questo, allora, voglio, allora... E io vago! Ebbene sì. Beh, sei arrivato giusto in tempo, sto quasi per andare a consegnare qua. E allora, voglio, adesso Alfredo ti offro la performance in napoletano qua. Sto facendo i saluti in multilingua. E allora, voglio, approfittiamo per salutare l'amico Alfredo che ci sta seguendo. Detto questo, voglio, allora, l'appuntamento Cuscani è l'Euro Truck Simulator 2. L'appuntamento è per venerdì prossimo. Mentre invece con martedì, sempre con Euro Truck, ma ci sta l'appuntamento con un Turbo Star in Ralph Garage. Poi, detto che se siete interessati a accattare questo gioco o a questo gioco scontato fino al 70%, dalla descrizione dei video, sia in coppa a Twitch che in coppa a YouTube, trovate i link per accattare i giochi scontati, multipiattaforme.
quindi scusate, un computer, la PlayStation, Xbox, eccetera, eccetera. E poi trovate pure i software pur computer sempre a prezzi ridotti. Poi ovviamente nella descrizione del video trovate appunto il link per accattare Steelbook e poi trovate pure quattro link su i canali miei social media che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Per voi che state guardando questo video in replica, non vaniate perché quando fornisce questo video e continua la programmazione del canale in replica, soprattutto voi che state guardando questo video in replica, quindi rimanete sintonizzate che poi così insomma voi continuate a guardare la programmazione del canale. Poi detto questo, come sempre io vi saluto. Thank you so much, everyone. Merci beaucoup. Grazie mille a tutti. Quindi l'appuntamento è per venerdì prossimo, sempre alle 21:30. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup. E state buoni.